Appuntamento con infosalerno.it, le notizie in breve dalla provincia di Salerno. Il comune di Capaccio Pestum ha affidato i lavori relativi al progetto di rigenerazione urbana della città per un importo complessivo di 5 milioni e mezzo di euro finanziato con fondi europei del PNRR. L'intervento interesserà il centro di Capaccio Scalo con la riqualificazione di Via Italia 61, Viale della Repubblica, Parco La Collinetta e Piazza Santini, nonché la località Cafasso. Scuole sicure a Montecorvino Rovella con il progetto finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani contro l'utilizzo delle sostanze stupefacenti, per il quale l'amministrazione ha ricevuto un finanziamento ad hoc dal Ministero dell'Interno. Parallelamente, oltre alla campagna di sensibilizzazione, si procederà poi con la realizzazione di un'app scaricabile dagli alunni che contiene immagini e informazioni basilari sull'uso delle droghe e sugli effetti delle stesse. Nuovo finanziamento per il comune di Eboli nel piano di intervento di rafforzamento territoriale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti, il progetto presentato dagli uffici del comune di Eboli è stato approvato per l'ammontare totale di 317.000 euro. Il decreto di ammissione a finanziamento premia i documenti istruttori e in particolare quanto riportato nella scheda intervento in qualità di capofila dell'ambito territoriale S03. Fondi per la città di Mercato San Severino per l'efficientamento energetico. Grazie ai 690.000 euro di finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, saranno migliorate sotto il profilo dell'efficientamento energetico altre due scuole del territorio, i plessi Don Gaetano Fimiani ed Emilio Pesce, insieme a Palazzo Vanvitelli. A Pagani avvia i lavori di manutenzione di Corso Ettore Padovano. Si avvierà nei prossimi giorni un ripristino straordinario della carreggiata, laddove esistono delle criticità che ostacolano il tranquillo defluire della viabilità. Lavori finalizzati a garantire in particolare il transito sicuro lungo il corso principale di pedoni e motocicli. A Cava dei Tirreni sono entrate ufficialmente in servizio le nuove auto in dotazione al comando della polizia locale. Ad arricchire il parco automezzi, 4 mezzi ibridi nel rispetto della normativa europea di riduzione delle emissioni. Tutte le nuove dotazioni per il parco automezzi del comune saranno nell'ottica della sostenibilità. Le nuove auto sono dotate tra le strumentazioni di bordo anche di un etilometro omologato e di un defibrillatore. A Campagna, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Museo della Memoria, è stata deliberata la partecipazione ad un bando per l'accesso ai contributi per i musei. Il progetto, del quale si è chiesto il finanziamento, è denominato Il Museo Accoglie.